benvenuti su questo nuovo canale. Iniziamo subito col dirvi che questo è un canale diverso. Posterò delle mie riflessioni, posterò anche sì piccoli corti, e posterò qualsiasi cosa mi passi per la mente. Sarà un ambito, un canale dove io potrò parlare con voi e magari tenere una specie di video diario. Questo però è un modo diverso di fare Bad Good Life, non è come l'ultima puntata che avete visto e che avete anche apprezzato. Ragazzi, cominciamo subito col dire una cosa. Cominciamo a parlare di sport. E io, che sono la persona meno fisica per parlare di sport, io ho avuto tanti sport nella mia vita, alla pallanuoto, poi al calcio, al calcetto, che insomma hanno fatto parte della mia vita per un buon lasso di tempo. Ma adesso cosa è successo? Io praticamente dovevo andare in palestra, mi ero deciso di andare in palestra ad allenarmi, ma palestra normale, pesi e tutte queste cose qui. Un giorno mi scrive mio zio su WhatsApp, e il messaggio è questo qui: e mi dice: pronto, venerdì dai che andiamo in palestra. Allora io dico: bene, cioè sono contento, faccio ok, mi preparo la borsa, vado in palestra, fin quando mi ritrovo davanti ad una porta gigante dentro un, come si dice, dentro una specie di piccolo castello del cavolo, e vedo scritto kickboxing. Subito vi devo dire che mi è presa la cosa di dire: ma che cacchio ci faccio io dentro una palestra di kickboxing? Zio mi ha preso in giro. Iniziamo col dire che io sono una persona che, diciamo, ha avuto delle piccole esperienze di bullismo per quanto riguarda appunto sia per la scuola, ma proprio di persone che fisicamente mi hanno attaccato, e non sono mai riuscito a difendermi, me ne sono sempre cavata però scappando via velocemente. Mi mettono davanti a questo come posso dire, davanti a questo sacco, dopo un po', dopo una mezz'oretta, 40 minuti con lo stretching e tutto, mi hanno fatto correre tutto, vedevano che mi facevo male a dare i pugni, mi facevo male, no? Sia col jab che col dritto. Allora mi fa: immagina tutte quelle persone che ti stanno sulle palle ed immagina tutti coloro che praticamente ti hanno fatto del male nella tua vita. Allora, proprio niente, a quel punto là è partita la musichetta di Rocky Balboa sotto, anche se con la kickboxing non c'entra niente. E niente, è partito così, boom, 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 boom. Così ho cominciato a fare, però mi dicevo, entravo in apnea. Cioè, non facevo, no, facevo come un deficiente, come un idiota proprio, no? Ma allargando troppo perché facevo così e tutti sti errori qua. Alla fine mi hanno detto queste cose, è arrivato il maestro, che tu era una roba che lo guardi dal basso verso l'alto e dici: come fai tu a essere qui in terra? Non lo so. Mi dà una mano, mi mette nella postura corretta e mi insegna determinate cose. Mi insegna anche a gestire la respirazione, roba così, e poi mi mette un'altra volta davanti al sacco, però questa volta con i guanti. Guanti che io avevo fregato a zio, perché appunto non ce li avevo, era il primo giorno, ero per provare. Infatti sono la mia seconda, ieri ho avuto la mia seconda, sto registrando il vlog di martedì, e ieri ho avuto la mia seconda sessione di palestra, bella pesante. Mi sono divertito, e allora ho detto: ma sai che c'è? Ho fatto il secondo portiere a vita, mi faccio qualche partita da calcetto con gli amici quando capita, e faccio, dai, sti cavoli, cioè, da uno sport collettivo passiamo a uno individuale. Devo dire che in questi ultimi giorni ero parecchio stressato per quanto riguarda problemi personali, per quanto riguarda litigi, queste robe qui, e mi ha aiutato tantissimo, anche se vado un quell'oretta, due massimo, a fargli boxing, quindi a prendere a calci o a prendere a pugni un sacco, però mi sfogo, butto via tutta la tensione. La prima cosa che mi ha detto il maestro è stato: però se tu hai qualcosa per la testa, toglitela, cioè se tu hai qualche problema per la testa non lo usare come motivazione
per fare questo sport, ma bensì tieniti tutto dentro e quando entri dentro sta porta non devi pensare a niente. Ho le basi, cioè non ho ancora tutte le basi, so soltanto dare pugna alla stramuzzo. E però cosa ne è scaturita da questa cosa? Mi giro e vedo tutti naturalmente la bacheca dei trofei, coppe, eccetera. Tutte queste cose qua. Vedo un piccolo foglietto. Cercasi fotografo per gli eventi. E dato che mi piace anche far foto, cosa ho fatto? Ho detto, ma sai che c'è? Perché non unire questo sport a quel che faccio? Quindi parlando con tutti i ragazzi della palestra ne è venuta fuori di fare un cortometraggio sulla kickboxing e ho incontrato all'interno di quell'ambito sportivo anche persone con la mia stessa passione, mentre gli altri a volte mi ridevano in faccia e mi dicevano ma dove vai, ma cosa vuoi fare, ma cambia sogno e tutto il genere. E adesso vi cito una frase di un mio grande amico su Skype, ha detto che se tu vuoi rincorrere un sogno devi andarci a fregarti di tutto quello che c'è intorno e fregartene delle conseguenze. Questo mio amico partirà per il Brasile per seguire il suo sogno. Veramente devo anche molto a questa persona, oltre al mio amico Nico, che ormai cito sempre, a Carlo e tutti gli altri, quelli di Skype. Ho fatto diamine, ci sono queste persone che a piace farlo. E lo stesso maestro ha avuto un periodo dove gli piaceva fare video, foto. E quindi mi sono trovato subito a casa. E quindi ho detto, va bene, voglio continuare questo sport, ma voglio anche continuare la mia passione. Difatti finora non avevo fatto quasi mai niente, cioè, nel senso che ho fatto di solito ho preso la videocamera, ho fatto qualche corto così dentro la mia stanza o al massimo al di fuori e così eccetera eccetera. E l'avevo cercato i corsi di fotografia, corso di cinematografia, e l'avevo anche trovati, ma costavano un bordello. Allora ho fatto, va bene, sai che c'è, domani quando torno agli allenamenti mi metto a cercare i corsi in rete, e ne ho trovati tantissimi. Quindi ho deciso di iscrivermi in questo corso web, appunto su questo web corso dove ci sarà il professore, diciamo, che mette le sue nozioni in bacheca, cioè nel senso mette su questo sito, uploada tutte le lezioni e me le vedrò. Il corso non costa niente di per sé, costa semplicemente dare l'esame, e questo io lo farò sicuro, ragazzi, perché poi voglio fare come università appunto cinematografia, quindi vi dico tutto. Va bene, mi diverto, mi sfogo tantissimo, e io devo trovare uno sport che quando torno a casa non ho coraggio neanche di accendere il computer, perché è ora di distaccarmi un po' da tutto ciò che è virtuale. Quindi faccio questo piccolo vlog tanto per dirvi queste cose. Ringrazio tutti i miei amici, tra l'altro, che mi sono stati vicino per questa cosa che è successa, perché poco tempo fa mi fottero l'account di Facebook. Tutti mi hanno dato una mano e io vi ringrazio tantissimo. Non vi preoccupate, sto tornando piano piano, ma per ora ho deciso di non concentrarmi tanto su YouTube, ma di concentrarmi su cose un po' più serie. Il fatto che mi sto trovando a porta dei corsi, il fatto che ho iniziato questo sport e sembra piacermi. Una domanda mi viene fatta molto spesso, anche su Skype dai miei amici: ma tu che cosa vuoi fare? Io voglio fare appunto il regista. Quello che dovete capire, non è il mio sogno diventare un atleta di kickboxing, lo faccio per sport. Molto spesso mi dicono, ma lo sport è anche una passione, è vero. Ma io giocavo a calcetto, ma non volevo diventare portiere. Io ero portiere a calcetto, mi divertiva. E per me è soltanto un attimo di sfogo, giusto per non mettere panza e per mettermi alla prova per la prova costume. Vi ringrazio di aver visto questa puntata, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.